Buonasera a tutti, siamo in compagnia di Coach del Pastorello, il coach della Maneo Leggio, che forse dopo aver riaperto la partita perde un po' la testa e la lascia scappare. Anche poi il finale 96-80 non rispecchia quello che è stata una partita, per la verità, controllata da Alba ma equilibrata per tutto il match. Anche una partita strana, visto su questo parquet la prima volta che c'è un punteggio così alto. Allora, prima di tutto complimenti a voi che avete fatto una partita tirando il 60% a tre punti contro di noi, che è una cosa che non è mai successa. La squadra che ha giocato meglio contro di noi sta a fare inizio con 45%, quindi complimenti, prendete a voi. Partita brutta, ma io penso purtroppo brutta perché oggi due persone non ci ha permesso di giocare. Noi abbiamo dei nostri meriti, ovviamente, perché quando si perde non è mai colpa degli arbitri, però loro oggi hanno contribuito molto a farci fare una partita brutta, perché obiettivamente io nella mia carriera non ho mai visto due espulsi per doppia linea di simulazione. A me è stata una partita molto squilibrata come tipo di fischi. Poi Alba, tirando il 60% a tre punti, io penso che vinca contro chiunque questo campionato. Ok, no, io se posso chiederti la battuta, sì, sulle mie proposte, sulle vostre proteste, perché a conti fatti alla fine ci sono stati espulsi anche per Alba con il numero di falli. Sì. Probabilmente non vi è piaciuta la qualità di quei fischi, immagino. No, non ci è piaciuto il fatto che fossero tutti quanti fischi dopo la nostra protesta, nel senso che non è il problema di fare 5 falli, anche se a differenza falli c'è uno spazio di 10 falli a differenza di noi, anche con i tiri liberi, voi avete dato 20 tiri liberi più di noi. A noi non ci è piaciuto il tipo di metro, perché non ci è sembrato uguale da entrambe le parti, senza nessun problema, però questo non toglie il fatto che Alba abbia vinto, secondo me con merito. Noi abbiamo fatto una partita, secondo me, difensivamente abbastanza inguardabile, però non ci è piaciuto per niente questo tipo di arbitraggio, sinceramente. Ti ringrazio comunque per essere stato con noi. Grazie e buon proseguimento di campionato. Buon proseguimento, bocca al lupo.